abbiamo un sacco di cose in cantiere, dalle opere infrastrutturali alle iniziative culturali alle opere di rigenerazione urbana. Basta vedere le attività che il Comune ha messo in campo nel nostro centro intestato ad Annalisa Durante, per finire anche a tutte le iniziative culturali che hanno messo Forcella al centro dei nostri programmi. La sicurezza è un tema di cui si parla sempre, anche ieri che c'è il Ministro dell'Interno abbiamo parlato di sicurezza e di quanto sia importante un controllo efficace del territorio, un rafforzamento delle forze di polizia, ma quello che mi piace di più sottolineare è la partecipazione degli abitanti. Cioè, io vedo una città cambiata nella sensibilità, nell'approccio, nella partecipazione e nell'orgoglio dei napoletani. Diciamocela tutta, 10 anni fa era difficile poter entrare a Forcella con l'idea di fare una camminata culturale, turistica, enogastronomica, ma lo stesso anche a Scampia, anche alla sanità, con tutto che si era cominciato, non è la sanità di adesso, cioè se le catacombe San Gennaro insieme al Cristo Velato cominciano a essere le prime opere più visitate a Napoli in Italia, e anche il Ministro dell'Interno ieri diceva che Napoli ha di gran lunga superato città che erano città blasonate sul piano del turismo, vuol dire che sta accadendo qualcosa. Vorrei anche sottolineare che sta accadendo qualcosa che mantiene l'identità della città. Attenzione, qua la gente viene per vedere Forcella, non per vedere le trattorie di Forcella diventare, come dire, dei luoghi di mercificazione industriale o di menù turistici. Questo anche la città deve stare attenta a fare un grande lavoro. Insomma, io sono molto contento soprattutto della sinergia pubblico-privata che si sta mettendo in campo in questa città. Vedo molti investimenti, molte persone che vogliono investire in città, è una cosa davvero impressionante. Tra un po' probabilmente dovremmo contenere questa energia.